Il 4 maggio 2010 la Procura della Repubblica di Varese ascolta il professor Luigi Manconi quale persona informata sui fatti riguardo la vicenda della morte di Giuseppe Uva. L'interrogatorio è condotto al PM Agostino Abate. Luigi Manconi, al tempo presidente della Commissione per i diritti umani del Senato, disse: «Ho appreso che Alberto Bigiogero, il testimone oculare portato in caserma insieme a Giuseppe Uva la notte prima che morisse, è stato interrogato dai pubblici ministeri di Varese Agostino Abate e Sara Arduini». Questo interrogatorio è stato fatto 5 anni e mezzo dopo la denuncia presentata da Bigiogero e solo dopo che il Ministero della Giustizia aveva presentato richiesta di un'azione disciplinare nei confronti del PM Abate per i gravi comportamenti e omissioni di cui si sarebbe macchiato. Tra questi, proprio il mancato interrogatorio di Bigiogero. Apprendo che, dice Manconi, l'interrogatorio, durato quasi 4 ore, si sarebbe svolto con modalità che suscitano preoccupazione rispetto alla tutela delle serenità e delle stesse garanzie che il codice prevede per qualunque testimone. Pare che il test sia stato mortificato attraverso riferimenti al suo stato di salute risalente ai numerosi anni precedenti la morte di Giuseppe Uva. Pare che non gli sia stato concesso di riferire le circostanze sulle quali era chiamato a deporre attraverso atteggiamenti intimidatori e verbalmente aggressivi e pare che sia stato minacciato di arresto nel caso in cui avesse confermato la ricostruzione dei fatti riferiti nella denuncia del 14 giugno 2008. Buona giornata, professore. Buongiorno. Prego, si accomodi di là. Ecco, tolga pure l'impermeabile e si metta comodo. Vuole prendere una sedia qua, ma anche tu. Sì. E davanti a lei. Io non si preoccupi. Sono avviato nessun problema. Serenamente verso una dignitosa cecità. Quindi se ha qualunque necessità ce lo dica, senza no, alcun bisogno. Per ora niente, magari dopo un bicchiere d'acqua, ma null'altro, grazie. Grazie. Prego, grazie, ci mancherete. Cortesia. Editi. Allora, innanzitutto per la verbalizzazione diamo atto che sono le ore 11:28 del giorno 4 maggio del 2010, siamo all'ufficio della Procura Repubblica di Varese ed è presente il professor Luigi Manconi per essere ascoltato quella persona informata sui fatti. Cortesemente si dà prima le sue generalità agli ufficiali di PG che mi assistono per la verbalizzazione. Lei è il signor? Luigi Manconi, sì. Nato a Sassari. Sì. Il 21-02-1948. Sì. Sì. Ha qualche pseudonimo o soprannome? Come? È una domanda di rito. Sì, sì, lo so. Se ha un secondo sì. Nome... No, c'ho un pseudonimo, ma non è... Ma sono cose... Nazionalità? Letterarie. Sì. Italiana? Residenza anagrafica? Via 20 settembre 49, sì. Roma. Dimora? Via 20 settembre 49, Roma. Stato civile? Libero di Stato una volta si diceva, non so. Sì. Ma non credo che esista più come definizione. Professione? Docente universitario. Ok. Allora, senta professore, io l'ho chiamata appunto quale persona informata sui fatti e per quanto riguarda i fatti mi riferisco alla vicenda della morte di Giuseppe Uva, che è dell'anno 2008. L'ho chiamata perché lei, in una serie di dichiarazioni pubbliche, ha, a parte le opinioni sulle quali naturalmente non interveniamo perché non riguardano l'indagine, ha manifestato conoscenza di fatti. Allora, innanzitutto io le chiedo quali sono le fonti dalle quali lei se ha appreso i fatti di cui poi ha avuto modo di parlare, sui quali poi torneremo per quanto di interesse per l'indagine. Si tratta di fonti tutte pubbliche e dunque tutto ciò che io conosco è, per così dire, del relato, e queste fonti sono poi circoscrivibili in realtà a alcune persone e a alcuni organi di informazione, nel senso che ho avuto modo di parlare con la sorella della persona morta, cioè la signora Lucia Uva,
ho avuto occasione di parlare col legale della famiglia, l'avvocato Fabio Anselmo, e poi sono stato evidentemente estremamente attento alla ricostruzione dell'intera vicenda, partendo dalle fonti di informazione tradizionale, delle quali per la verità ero già venuto a conoscenza mesi e mesi prima del momento in cui poi mi sono interessato più fattivamente della vicenda, nel senso che all'inizio di quest'anno, quando ho realizzato un progetto di libro per la casa editrice Il Saggiatore, tra i nomi che venivano presi in considerazione come materia di questo libro c'era anche quello di Giuseppe Uva, ma all'epoca era un nome tra i non pochi che avevano sollecitato la mia e la nostra attenzione relativamente alle circostanze della morte, all'interno di un progetto dove appunto si doveva lavorare intorno a una serie di vicende relative a morti in regime di privazione della libertà. Uso questo termine esteso perché non si riferiva solo a un'istituzione, a un'altra, ma riguardava appunto vari sedi in cui persone a vario titolo private della libertà possono trovare la morte. Quindi questo nome esisteva già, diciamo, nella mia memoria e nei nostri archivi. Quando io uso il termine nostri e mi riferisco a noi, intendo dire l'associazione A Buon Diritto, della quale sono presidente. Successivamente a quei contatti di cui prima dicevo, ho avuto modo anche di accedere ai documenti contenuti nel fascicolo relativo al avviso di garanzia nei confronti dei due medici dell'ospedale di Circolo. Queste sono le fonti complessive. Quindi riassumendo, per quanto riguarda i dati diciamo dell'indagine, lei ha parlato con la sorella del deceduto, certo, e ha guardato gli atti, certo, relativi al procedimento a carico dei due medici. Esatto. Allora, ripeto, sempre alla ricerca di ogni dato che possa essere utile dalle indagini, vorremmo sapere, lei per esempio ha avuto accesso alle consulenze dei primi consulenti di parte? No, decisamente no. Lei sapeva, dalla documentazione che le è stata data, emergeva la presenza di consulenti di parte diversi da quelli poi citati dall'avvocato Anselmo sui media? Dunque, al momento non ho assolutamente presente quali siano quelli citati dall'avvocato Anselmo. Diciamo quelli prima che venisse nominato l'avvocato Anselmo, ecco per capirci. So, in maniera molto approssimativa, che i familiari, ma forse è meglio dire la sorella del deceduto, in una fase in cui riteneva di non sapere a che santo votarsi, per capirci, in una condizione di grande incertezza e smarrimento, e appunto prima... Determinata da cosa, scusi se... Dal fatto di non farsi una ragione della morte del fratello, tutto qui. Dal fatto di non essere convinta che quella morte non avesse delle circostanze non chiare. E allora... Si fosse rivolta in una maniera, credo, appunto molto approssimativa a avvocati e peritti, però non so nulla di più di questo. Scusi, perché dice in maniera molto approssimativa? Non ho capito.
perché non sono in grado di sapere se questo è avvenuto attraverso l'affidamento di un vero e proprio incarico. Io so che per esempio si è rivolta a vari avvocati, so che ne ha avuto almeno uno prima dell'avvocato Anselmo, ma di questa fase, ecco, di questa fase so pochissimo. Ecco, quindi lei, l'avvocato Anselmo, quando le ha messo a disposizione gli atti, non le ha messo a disposizione gli elaborati dei primi consulenti di parte, quelli che hanno partecipato a tutte le attività dal primo minuto? Dunque, direi di no. Lei comprende bene l'importanza di quello che hanno potuto constatare i consulenti di parte dal primo minuto, partecipando anche alle autopsie? Sì, però devo anche dire, la mia risposta è, cioè non voglio sembrare illusione. Ho detto direi di no, intendo dire credo proprio di non aver avuto modo di vedere questi documenti, ma io devo dire che il mio interesse per la vicenda e la mia attenzione è stata indotta da altri elementi, altri fattori di ordine diverso, per un motivo anche molto semplice. Io non ho né una formazione giuridica né un'aspirazione giuridica, mi piace il diritto ma veramente solo e esclusivamente come curiosità intellettuale. Dunque ho considerato quella vicenda sotto profili molto più limpidamente avvertibili, molto più nitidi alla immediata percezione. Quali? Io se, ecco, dicevo, se vuole faccio un esempio. Ad esempio, la denuncia, se il termine è esatto, di Alberto Bigiogero. L'interrogatorio che del... cosa è che l'ha colpito di quella denuncia, scusi? Qual è la cosa che ha attratto la tua attenzione? Direi proprio i primi passaggi della ricostruzione, cioè della dichiarazione, non della ricostruzione. No, della ricostruzione fatta da Bigiogero in della quella dichiarazione, perché sì, ma poco fa infatti se è presente ho detto sì, in quella che non so se si chiama denuncia. Ah, ecco, sì, sì, è una dichiarazione che lui ha reso. Il termine tecnico o comunque un avevo già anticipato che, no, no, vabbè, ecco, no, vede, però già lei mi dice esposto, sì, appunto, sì, vabbè, non ci formalizziamo. In quella esposto o denuncia c'è sotto il profilo, come dire, letterario una ricostruzione. In quella sì, ricostruzione, che ovviamente fino a che non è smentita, no, è già ampiamente smentita. Sì, fino a che non è smentita, a me è già ampiamente smentita, dal primo minuto. Sì, ma io le sto parlando di quando io vengo a conoscenza di quella testimonianza. È già ampiamente smentita quando lei viene a conoscenza, ecco, professore. Io non perché è stata smentita nel giugno del 2008, sì, quella dichiarazione di Bigiogero. Allora, io non so che cosa è stata smentita. Tutto. Intanto. Sì, allora. Per questo a me interessa sapere, allora, dopo due anni, lei che elementi ha per fare le affermazioni che noi abbiamo sentito, se ha elementi, se non ha elementi, vabbè, rimangono sue opinioni. No, se invece no, lei avesse delle legittime opinioni, per l'amore di Cielo. Sì, se lei invece avesse. Vorrei ben dire, io spero stavo dicendo. Legittime opinioni cosa per quanto riguarda i fatti. Poi sì, certo, se altri si sentissero lesi nel loro onore, quello è un problema di altri. Se altri si sentissero lesi nel loro onore da certe dichiarazioni, è un problema che non riguarda. La dichiarazione di chi? Di chiunque. Ah beh, io escludo di aver leso l'onore di chiunque. No, mi riferivo anzi, alla all'aggettivazione utilizzata per il termine opinioni. Le opinioni sono sì, legittime, sì. No, ma voglio dire, noi comunque non riguardano, fino a quando non diventano altro per quel tipo di situazione che abbiamo appena accennato, a noi riguardano invece le affermazioni sì, di sì, fatti. Sì, sì, certo. Allora, dato che lei... No, siccome mi vanto di non aver mai leso l'onore di alcuno al punto di non aver mai avuto denuncia in tal senso, allora ero sorpreso dal fatto che venisse... No. Allora dicevo, non per esempio... Non quella... in quello che dico io. Le stavo dicendo, le dichiarazioni di Bigiogero dall'indagine sono risultate smentite già a partire dal giugno del 2008. Sì. Allora... Io chiedo a lei, quindi, qual è il punto che lei ha ritenuto di particolare interesse
certo. Al punto da, diciamo, come ripeto, lei ha ritenuto legittimamente di fare, di impegnarsi dal punto di vista dell'informazione o controinformazione in maniera abbastanza decisa, utilizzando questa persona come un fatto in discussione. No, ma se posso, lei mi deve dire entro che limiti io... Tutto quello che lei no, perché, esempio, perché noi video registriamo. Per esempio, per dirle una, io non faccio controinformazione, sia chiaro, faccio informazione e soprattutto faccio azione pubblica. E la faccio circa da una trentina d'anni e la faccio spesso sui temi di cui anche oggi discutiamo, quindi nel caso specifico ai fatti, lei diceva che la dichiarazione di Bigiozzo, cioè per esempio una ricostrazione proprio dei momenti iniziali del fermo, sì, nel quale il Bigiozzo sostiene che vi fosse una sorta di ricerca focalizzata su Giuseppe Uva, nominalmente indicato come destinatario di quell'azione, e questo fatto, cioè che nel corso di quel fermo la persona diciamo privilegiata dall'attenzione di chi lo ferma fosse Uva, risulta a mio avviso ancora una volta logicamente, perché il piano sul quale io opero ovviamente è questo. Scusi professore, prima che andiamo su un altro piano, ma ritornando al fatto. No, ma sono sul fatto, No, se ne sta un attimo allontanando dal punto di partenza, cioè quindi lei prende per oro colato quello che dice Bigiozzo. Prendo per oro colato? No. Mi scusi. No, assolutamente no. Sì, perché no. Tutto quello che ha dichiarato Bigiozzo è assolutamente smentito da dati oggettivi. Allora, nella mia vita non prendo per oro colato quasi nulla, quindi prendo per oro colato una ricostruzione. Però, ad esempio, quel dato che un attimo fa ho evidenziato, che non è smentito dai fatti, che lei mi dice essere smentito dai fatti, glielo dico il perché, successivamente perché quando, scusi, si lascia interrompere, perché così anche lei si lascia interrompere, siamo d'accordo su questo, io sono d'accordo. No, aspetti, io faccio le domande, lei mi dà le risposte, sì. Però quando io ritengo di poterle fornire un elemento, assolutamente la sua risposta possa essere più precisa, esatto, o comunque anche tenga conto del dato che lei assolutamente dice, eventualmente, però se lei mi dice oro colato io le dico no, esatto. Allora le dico, non è un mio linguaggio, il dato, la dichiarazione di Bigiozzo sul fatto che ci fosse una caccia all'uomo, una ricerca mirata, è smentita da più dati. Primo fra tutti il fatto che al momento dell'intervento della prima pattuglia, e non dell'unica pattuglia, ma della prima pattuglia, non sapessero assolutamente chi fossero i personaggi che stavano compiendo ciò che stavano facendo. Quindi loro sono intervenuti senza avere assolutamente la conoscenza dell'identità delle persone che avevano comportato l'intervento. Una volta intervenuti sul posto, quello che Bigiozzo indica come la caccia uva non è altro la conseguenza del fatto che Bigiozzo subito si ferma, mentre Uva scappa. Semplicemente questo. Sì, ma io non ho detto quello che lei mi ha attribuito. Io dico che a questo punto viene identificato nominativamente, non precedentemente. Certo, perché Uva era un soggetto ampiamente conosciuto dalle forze dell'ordine. Ho detto questo. E qual è il dato che l'ha attenzione però. Ma qual è il dato che l'ha colpito? Mi ha colpito il fatto che in quel momento Uva venisse identificato, riconosciuto, e che successivamente di due persone fermate, quindi Bigiozzo e Uva, si avrà un diverso destino e anche una diversa gestione. Inevitabilmente. Nel momento in cui, inevitabilmente, anche diverse la reazione. Ma io non sto contestando una interpretazione diversa, no, ma io sto dando la mia interpretazione. La ricerca dei fatti, benissimo, non dell'interpretazione dei fatti, benissimo, che lei conosce, che evidentemente può darsi anche che noi siamo sfuggiti. No. Quindi io voglio sapere se lei, vorrei, il mio obiettivo è sapere se lei è a conoscenza, visto che
ha ascoltato persone, tal. No, però... Lei, la sorella, per esempio, pure ha letto atti e quindi può aver colto fatti che a noi sono sfuggiti, di cose per noi utili alle indagini. Allora, io ho premesso, e se l'interrogatorio è videoregistrato, è facilmente verificabile, non c'è dubbio. Fatti pubblici. Usato fatti pubblici sono usato, soltanto le dichiarazioni dell'avvocato e della sorella. Ho intenzionalmente usato il termini pubblici, quindi è del tutto... Scusi, lei conviene sul fatto che fatti pubblici sono soltanto le conferenze stampa della sorella della vittima, del deceduto, e le dichiarazioni dell'avvocato Anselmo? Perché... No. E quali sono i fatti pubblici? Per esempio interviste. A chi? A conoscenti e parenti. Quali? Giornali e mezzi televisivi. Sì, ma per esempio, quali conoscenti, persone? Persone che per esempio intervistate, sì. Però qui stiamo facendo un salto. E persone invece, intervistate? No, però no, io volevo seguire il mio percorso. No, ma poi ci ritorniamo, non si preoccupi. No, se lei me lo consente, perché io non ho detto... Non perdo il filo, però... Io ho detto, no, io lo perdo perché non sono... Va bene, allora una ritorniamo macchina, e poi dopo... Non sono una macchina. Va bene, torniamo indietro. Il destino, la sorte, la gestione delle due persone fermate è molto diverso. Bigiogero viene tenuto in un locale, Uva nell'altro. Dov'è l'anomalia? Bigiogero è lì osservato da lontano, al punto che può usare il suo telefonino per chiamare il 118. Dov'è l'anomalia? Un numero rilevante di persone sta invece altrove, presumibilmente, no, presumibilmente nella stanza dove c'è Uva. Allora già le due persone vengono gestite in maniera diversa. Scusi professore, abbia pazienza. E questa cosa rappresenta scusi, a mio avviso... Scusi professore, ma questa è la trama del suo libro? No. O lei sta facendo considerazioni tecniche? No, per guardi, capire? Però, guardi però, ascolti. Ah, io ascolto tutto. Se lei mi dice questa è la trama del suo libro... Sì, la valutazione non di... la ritengo una, la valutazione. Un'affermazione, come dire, rispettosa nei miei confronti. Ah, no, lo è assolutamente invece, perché non è offensivo dire la... sì, lei ha premesso sì. Che no. Dall'inizio dell'anno no, non sta è un... lavorando allora, ad un progetto quel libro, non dove... ha, quel libro non ha una trama, il termine scusi, trama è riferito alla narrazione. Ah. Questo libro non è un libro di fiction, non è un libro di invenzione letteraria, è un libro di documentazione. Scusi, mi vuole dire allora, qual io è le sto... la contestazione, qual è il le dato? Sto dicendo semplicemente che io evinco... Professore, mi scusi, sì, però, qual è il dato? Lei mi ha detto che mi può interrompere, però è lo anche sto suo facendo. Dovere farmi, farmi certo, completare. Ma non si preoccupi, avrà tutto il non tempo. Sono preoccupato, sono serenissimo anche perché... Benissimo, sono contento. Ritengo allora, di poterlo essere. Necessariamente. No, necessariamente no, ritengo di poterlo. Certo, non grazie. C'è motivo perché lei non lo sia. Questo è il necessario a cui mi riferivo. Allora, mi vuole dire qual è il dato... significativo del fatto che le due persone sono messe in due stanze diverse, cioè lei ha un'informazione utile no. Per le indagini? Assolutamente no, ma è la mia premessa. Lei sa che ma scusi però, se lei mi chiede ogni... È la sua premessa. La stessa domanda, io le posso rispondere come ho detto prima. Professore, io ho esordito dicendo tutto ciò domande. Che so, no, io ho sentito. No, non però me lo dice, lei risponde alle domande, so. Io no? Le faccio la domanda, benissimo. Lei risponde come ritiene. Però la domanda sì. Io gliela faccio. Ma certo, è chi glielo impedisce? Perfetto. Però lei mi ci deve consentire di rispondere. L'ha fatto, ha detto no. Seconda, ulteriore domanda. Allora, lei ha elementi per affermare che certamente è successo una qualunque cosa, indipendentemente da cosa, in quelle stanze? Di anomalo? Di qualunque genere. Lei ha qualunque informazione al di là... di quello che hanno detto ai giornali le persone che lei prima ha citato? Sì, per esempio l'interrogatorio da lei fatto al capo pattuglia. Non ho fatto, non è l'interrogatorio al capo pattuglia. Che cos'è? E se lei lo sa deve esprimersi in termini corretti. Allora, non è l'interrogatorio al capo pattuglia. Mi dispiace, ho già premesso che userò termini approssimativi. Lei non è approssimativo nel senso allora, che io sto giocando fa. Sui termini. Prego? Non è approssimativo nel senso che io sto giocando sui termini no. Per mettere in difficoltà. Assomma, non lo io, penso assolutamente. Probabilmente lei si riferisce all'esame del dirigente delle volanti, per sì. Che non c'entra niente con le pattuglie.
L'esame, l'esame del dirigente delle volante, se non sbaglio, da lei condotto nell'immediatezza evidenzia un dato. Quale? Che dalle 3:30 di quella notte alle 5 del mattino, senza alcuna motivazione apparente e senza alcuna spiegazione esaudiente, i componenti di tre pattuglie si trovano per un periodo di tempo singolarmente lungo all'interno di quella caserma dei carabinieri. Perfetto. Questo lo trovo un'anomalia, non so come chiamarla, una irregolarità, forse. Non è né un'anomalia né un'irregolarità. Forse perché dovevano pattugliare la città e non facendo questo forse hanno commesso un errore. L'atto al quale lei si riferisce, la testimonianza, credo che lei abbia, non abbia difficoltà a riconoscerlo, di come fin dal primo momento noi abbiamo verificato qualunque cosa fosse successo. Perché ho detto il contrario? Evidentemente. Ho appena fatto riferimento al suo. Mi scusi. Evidentemente quello che poi noi abbiamo accertato successivamente. Benissimo. Ci hanno permesso di chiarire tutti gli aspetti e dare risposta a tutti gli interrogativi che, come ho potuto vedere, ci eravamo ampiamente poste. La domanda, le domande in quella sede venivano fatte al dirigente delle volanti su un piano quindi dirigenziale organizzativo e non sui comportamenti dei singoli, non essendo lo stesso né presente né direttamente relazionato in quelle ore dagli stessi. Le attività degli stessi poi hanno fatto parte di altri accertamenti che lei evidentemente, a quanto mi dice, non conosce. Non conosco. Quindi no, però perché ho evocato questo? Ecco, perché dalla lettura di quell'atto ho dedotto un'altra situazione, come dire, non immediatamente spiegabile. Quale? Quello che ho appena detto. La presenza per un periodo di tempo talmente lungo da sorprendere il dottor Abbate dei componenti di tre pattuglie all'interno della caserma dei Carabinieri. Allora, spero che le faccia piacere apprendere, a meno che non la voglia valutare e considerare una valutazione di parte, che poi tutto è stato chiarito, nel senso che quello che si è accertato dopo ha spiegato perché c'erano le tre pattuglie. Terzo fatto. Benissimo. Se crede. Certo, l'ho chiamato apposta. Terzo fatto è stato anche in questo caso non solo la definizione precisa dell'atto, io lo chiamo documento, con le dichiarazioni, se non sbaglio sono due, del comandante del posto di polizia di Stato presso l'ospedale di Circolo, sì, che già nel suo incipit, spero di non sbagliare, ma credo che sia proprio nel suo incipit, usa una formula linguisticamente involuta ma facilmente decifrabile alla seconda lettura, parlando con riferimento alla morte di Uva di un fatto che non può definirsi non cruento. Bene. Successivamente, in una delle due dichiarazioni vengono evidenziati due fatti che anch'essi suscitano interesse e sollevano qualche perplessità. Uno è quello relativo alla sparizione dello slip, così viene definito, e secondo fatto, c'è una formula anche qui singolare, ma molto chiara, mi pare di ricordare sia pseudomacchia, qualcosa del genere, di sangue, non è scritto di sangue, probabilmente è scritto ematica, nel retro dei pantaloni, qualcosa del genere, che e si tratta dell'indumento posto sotto sequestro. Allora, per riprendere il punto da cui... Le interessa sapere che valenza hanno questi fatti? Certamente. Perfetto, perché così lei possa poi rielaborare.
Allora, il poliziotto è risultato assolutamente approssimativo e superficiale, e che ha scritto nient'altro quello che veniva detto dalle sorelle. Che Uva avesse uno slip non è provato da nessuna parte, quindi non c'è nessuna sparizione di slip. Gli abiti sono stati consegnati alla famiglia, li ha gestiti per un certo lasso di tempo la famiglia, che poi ha ritenuto di consegnarli al posto di polizia, e gli abiti sono stati consegnati dall'ospedale, quindi non aveva nessun interesse l'ospedale a far sparire degli slip. Non sappiamo se gli slip c'erano al momento in cui sono stati dati all'ospedale e consegnati ai familiari. Certamente non c'è nessuna prova che questi slip fossero addosso alla persona quando è stata fermata dai carabinieri in quella notte sulla pubblica via. Quindi parlare di sparizione di slip è una non sua, ma una imprecisione quasi imperdonabile da parte dell'ufficiale di PG, della polizia dell'ospedale. Certo. Per quanto riguarda le valutazioni che sempre quell'ufficiale di PG ha dato di eventuali segni sul corpo, sono totalmente errate, sbagliate e prive di qualunque fondamento, quindi non le abbiamo neanche più prese in considerazione, una volta assolutamente smentite da qualunque osservazione seria. Comunque capirà che evidentemente per una linea di abbigliamento il fatto che qualcuno sia trovato senza cravatta certo non segnala il fatto che la cravatta dovesse esserci, perché lei non conosceva le condizioni di vita di Uva. Dovesse esserci, che qualcuno venga trovato senza slip solleva qualche perplessità. Certo, ma lei conosceva le condizioni, l'hanno informata sulle condizioni di vita di Uva? Guardi, per la sorella le ha detto qualcosa? Adesso le rispondo, però o lei mi consente di dare una doppia risposta oppure io non... Gliele do pure tre, se vuole, possibilità. Due. Benissimo. La risposta è no. Benissimo. Però, per profonda convinzione, veramente profonda convinzione, sono totalmente disinteressato a conoscere gli stili di vita, i costumi, i comportamenti privati. Mi interessa l'evento, l'evento della morte, per quanto riguarda non è in vicende contraddizione come queste, con quello che sta dicendo questo. Per quanto riguarda vicende come questa, è l'unica cosa che mi interessa. Non è in contraddizione assolutamente no. Affermare che le sembra strano che Uva potesse non indossare l'indumento intimo, dicendo che però lei si disinteressa totalmente al suo stile di vita? No, assolutamente. Non le sembra in contraddizione? No, per nulla. Per allora mi permetta, ma non conoscendo quali fossero gli stili di vita, lei non ha nessun elemento per valutare strano l'assenza degli slip? Ah no, invece. E quale sarebbe, scusi? È molto semplice. È una dica. Elementare considerazione. Benissimo, di buon senso. È bel buon senso. E di ragionevolezza. Va bene, aspetto il dato. Ho già fatto l'esempio. Se qualcuno viene trovato senza cravatta, è un esempio nulla. Di nessun valore, professore. No, se lei non sa come viveva Uva. No, però mi dispiace. Allora io mi dico. Mi dispiace, ma non importa. Non importa. No, non importa che lei si dispiace. No, invece importa, perché lei non deve dire. Lei non deve dire un esempio di nessun valore, perché io non sto contestando, sto facendo delle affermazioni di cui ho chiesto la possibilità di elaborare un ragionamento. Le ha dato tutte. Se io elaboro un ragionamento, lei non dice di nessun valore, perché qui siamo appunto nel campo della mancanza di rispetto nei confronti. Oh professore, come la mette giù? Ogni volta lei sta cercando la polemica, ma io non la seguirò su questa strada. No, io non la seguirò su questa strada, glielo dico prima. Allora andiamo avanti. L'ho detto prima io, quindi. Sì, ma qui non stiamo a scuola a fare o tra altre sedi a fare gioco, chi lo dice per prima. Allora, questo vuol dire che io adesso, quando lei farà un'affermazione, dirò le sue affermazioni sono prive di valore. Vabbè. Non ha nessun se problema. Se lei apprezza questo modo di svolgere una testimonianza, io lo faccio volentieri. Io le ho fatto una domanda. Se lei era a conoscenza delle... La mia risposta è no. Perfetto. Poi lei ha dato come elemento di anomalia l'assenza degli slip. No, prima l'ho dato. Lei ha dato come anomalia l'assenza degli slip. Le ho chiesto che cosa le consentisse di valutare come anomalo l'assenza dello slip. Lei ha fatto l'esempio della cravatta. In rapporto alla sua assenza di informazioni,
Sono di curiosità diverse. Non mi interessa per quale motivo. Il dato oggettivo è che lei non ha informazioni sullo stato della vita, sulle abitudini di vita di Uva. La sua affermazione, che sarebbe quindi anomala, l'assenza di slip, diventa un'opinione di nessun valore. Certo, andiamo avanti. Vale quanto la sua, ovviamente. No, io faccio il magistrato, le mie opinioni diventano considerazioni processuali. Lo so, lei lo è so, chiamato come? Qui a testimoniare sui lo fatti. So. Per questo sono venuto a testimoniare. Perfetto. Perché lei mi ha chiamato, ovviamente. Per forza, mica peraltro. Allora, nel momento in cui lei dice che quindi considera anomalo gli slip, vuol dire che lei, l'assenza di slip vuol dire che lei non sapeva neanche di come vivesse Uva. Senta, lei ha altri elementi per ritenere anomalo quello che è accaduto presso la caserma dei carabinieri, oltre a quelle che lei ci ha appena detto, cioè che sarebbero state messe in due stanze e poi a parte le dichiarazioni lasciate dagli altri? Hanno avuto un diverso trattamento, eh? Ho detto sì, questo. Certo che hanno avuto un diverso trattamento. Diverso trattamento. Lei sa da parte di chi hanno avuto il trattamento Uva quella notte? No. Lei sa che sono intervenuti ben due medici in caserma? Sì, lo so. Perfetto. E ha avuto accesso alla documentazione? Altro elemento anomalo è appunto... Anomalo? Lei ha avuto accesso alla documentazione di questi due medici? No. Altro elemento anomalo? No. Quindi lei non ha avuto accesso alla documentazione dei medici? No. Scusi, lei ha avuto accesso alla documentazione sanitaria dell'ospedale, prima pronto soccorso e poi del reparto dove è stato ricoverato? Sì, ho avuto accesso. A quale? A quella del pronto soccorso, per esempio. Cosa si riferisce, al certificato o a tutta la cartella clinica conseguente? Direi a tutta la cartella, se ricordo bene. Mm. Se ricordo bene, a tutta la cartella. Benissimo. Senta, allora, le voglio fare una domanda precisa. Lei, nella dichiarazione resa al programma Linea Notte, nella trasmissione, perché noi abbiamo acquisito un po' tutti i filmati, intervista rilasciata alla giornalista Serdozzo, se non ricordo male il nome, nella notte tra il 22 e il 23 di marzo, lei, parlando dei medici dell'ospedale, ha detto, in particolare si riferiva a quelli indagati, evidentemente ora imputati, parole testuali, lei ha detto, sono da considerare degli incapaci o compiacenti. Se può per favore spiegare meglio questa affermazione, se questa sua affermazione si riferisce a conoscenza di dati e in particolare per il secondo termine, che non è di poco conto. Ma il termine compiacente lì ha un significato delle intenzioni molto semplice. Sono stati responsabili di una gravissima negligenza professionale tale da produrre la morte dell'Uva e tale poi da avere quelle conseguenze penali, oppure semplicemente si sono comportati in una maniera frettolosa, superficiale, distratta nei confronti di una persona che gli era stata portata dopo un fermo, dopo una richiesta di TSO e dopo quindi una vicenda che evidentemente non lo collocava tra i pazienti privilegiati. Quindi lei oggi non ripete il termine compiacente? Sì, sì. E allora no. Cosa c'entra il termine compiacente? Come non lo ripeto? Compiacente è un'altra cosa. No. Compiacente è un'altra cosa. Non c'entra niente con la superficialità, trascuratezza ed altro. Compiacente, ho detto. No. Ho detto. Compiacente nei confronti di una situazione che era quella di un paziente portato lì al termine di una vicenda confusa, disordinata, che appariva come l'esito di una storia di cronaca nera e che ma hanno quindi portato... Da quale cronaca nera, scusi? Da quale dato? Perché immagino ovviamente che i medici sapessero che quella persona era stato fermato in stato di ubriachezza, era stato trattenuto in una caserma e poi era stato portato al pronto soccorso. E dov'è la compiacenza? Dagli atti che lei ha visto, dato che lei ha appena detto di aver valutato la cartella clinica, c'è qualche dato che è sfuggito a noi
che le ha consentito di fare questa valutazione di compiacenza, che non significa superficialità, evidentemente. Allora lei ha usato un termine improprio in quell'intervista. No, allora, ripeto, la compiacenza, che ribadisco e confermo, nei confronti di una situazione che poneva Uva non in una condizione di paziente privilegiato, meritevole di tutte le attenzioni e di tutte le cure. Compiacente nei confronti di una vicenda che riguardava un, virgolette, disgraziato. Cosa significa compiacente? Io non ho capito. Compiacente rispetto assecondante, a una vicenda. Assecondante. Chi? Assecondante una situazione. Quale situazione? Quella che ho appena descritto. Io la posso, non la capisco. La posso ripetere? Vabbè, la ripeterò allora. Eh sì, perché deve essere. Allora, più ci sono chiaro. Due possibilità, dicevo. Sì, ma parliamo della compiacenza, a meno che lei oggi dice no, mi sono espresso male, e lasciamo perdere. No, nell'intervista no, uno può usare un termine improprio, certo, e certo. Finisce lì, non è mica un problema. Non è mica un problema. Altrimenti che cosa significa compiacente? Allora, scusa. Significa molto semplicemente, lo ripeto, poi lei può essere non soddisfatto, certo. Compiacente nei confronti di una situazione che vedeva protagonista un povero Cristo. Questo ma cosa dire. Significa compiacente? Compiacente significa fare qualcosa per assecondare un altro, per fare piacere a qualcuno. No, compiacente può essere verso una situazione. Verso nel caso specifico, senso, ho detto, allora, ripeterò. Sì, sì, c'è necessità per con, questo, glielo chiedo. Precisione e lentamente. Benissimo. Compiacente nei confronti di una situazione che vedeva come protagonista e vittima, così sarebbe stato, un povero Cristo che aveva passato le ore precedenti in una condizione che erano quelle del stato etilico, del fermo, della permanenza in caserma, della richiesta di TSO, del pronto soccorso e dell'ospedale e del reparto sì, psichiatrico. Sì, ma la compiacenza cosa significa? Scusi, perché lei questo. Continua a giocare con le parole. Non spiega, cioè compiacente verso una situazione, cioè? Sì. E cosa significa? Cosa avrebbero fatto per far piacere? Per non assecondare, hanno, come non ha detto hanno lei. Operato con la dovuta diligenza. Cioè? Non hanno, cioè, seguito quel paziente come qualunque paziente affidato a un medico. Chi lo merita. Dice questo? Lei l'ha detto sulla base no, a quali mezzi? No, piano, no. Allora no. Io l'ho detto in alternativa alla prima ipotesi. Ma lei quali elementi dico, ha per fare nessun elemento. Di... Lo quindi deduco. È una illazione la sua. Lo è una da deduzione. Cosa? Da cosa? Dal fatto che una persona viene ricoverata. E allora? Questa persona ricoverata. Sì. Deve esserne ovviamente conosciuta la situazione. E allora? E i due medici che... Non c'è bisogno di alzare la voce, il microfono se le percepisce bene. E allora? Ma siccome lei alza la voce, io devo stare un po' non dietro a lei. Io non la so alzare. Io mi arrampico perché lei sì, è più sì, dotato sì, sì. di me. Quindi ah, io... ecco. Sì. E allora? Quindi, riprendo perché lei, avendomi interrotto, mi ha fatto sì, perdere sì. il filo. E quindi stavo dicendo sì. che una persona che viene... ricoverata col TSO oltretutto in un reparto psichiatrico e al quale alla quale persona vengono somministrati farmaci che si ritiene fossero incompatibili col suo stato, questa persona o è vittima di un gravissimo atto di negligenza professionale o di ignoranza professionale oppure di una trascuratezza derivata dal fatto che non si presta attenzione a un povero Cristo. Questo è il ah, senso quindi della sta mia. Cambiando? No, non sì, cambiato. Sì, ha vuole. Cambiato radicalmente. Vogliamo sentire da capo? Ma non si preoccupi, sarà trascritto tutto. Vogliamo sentire da capo tutta la registrazione? Se non ho usato la stessa cosa. Primo sì, lo sa qual è la ha differenza. Ha cambiato rispetto prima, all'affermazione. No. No, prima ho detto disgraziato, poi ho detto povero guardi Cristo. Guardi che non cambiato. Mi ha compreso, perché lei mi ha interrotto. Non ha cambiato rispetto a quello che ha detto oggi. Ha cambiato rispetto alle dichiarazioni televisive. Perché la compiacenza è un'altra cosa. Quando lei ha reso quella dichiarazione, sì. l'ha reso dopo che c'era già in atto un procedimento penale a carico dei medici, certo. con un'accusa formale di imperizia e negligenza, certo. con la conseguenza di un'incriminazione per omicidio colposo. È ovvio. Allora, lo sapevo, era ovvio quindi. Garantisco che lo sapevo. Era ovvio quindi che lei potesse sostenere l'ipotesi. Della imperizia, questo è pacifico. Adesso, sulla base di quello che lei sta dicendo, traiamo la conclusione che.
che la sua affermazione che l'alternativa potesse essere la compiacenza in realtà è, a essere benevole, una espressione non felice, perché lei non ha nessun elemento per indicare un altro comportamento possibile oltre quello contestato dai pubblici ministeri ai medici responsabili. Chiarito questo? No, non mi interessa la sua opinione, a me interessava chiarire, abbiamo chiarito. Mi ha detto che adesso interessava la mia opinione, però. No, l'ha ripetuto che le interessava il e mi interessa sapere i fatti sulla base dei quali lei ha pronunciato determinati. Allora, come è noto, adesso passiamo ad un altro fatto, questo è chiarito. Appena iniziato questo incontro, questo è chiarito. Io ho detto che io posso solo parlare del relato di fatti pubblici. Quindi, no, lei ha fatto una dichiarazione, io la dovevo chiarire. Vabbè, ha fatto benissimo, infatti l'ho chiarito. L'abbiamo chiarito che il termine compiacente. E poi lei ha espresso un'opinione. No, una considerazione. Lei ha espresso un'opinione che. Professore, lei non è qui a darmi giudizi, chiaro? Ma nemmeno lei sulle mie opinioni. No, l'ha appena dato. No, io è il mio dovere farlo. No, sulle mie lei opinioni. Lei si attenga al suo ruolo di testimone. Lei un attimo fa ha detto che non giudicava le mie opinioni, le ha appena io non giudico le sue opinioni. Sì, è come. Non giudico le sue opinioni che lei ha abbondantemente espresso in mille occasioni su questo caso. E non mille, insomma, in due o tre, il minimo rispetto a un caso come questo. Problemi suoi, valutazione sua, a me continuano a non interessare. Ma ciò, quando invece come lo ribadisce in continuazione, quando lei invece si è espresso su fatti, noi abbiamo il dovere di esaminare tutte le persone che si dichiarano a conoscenza di fatti. Oggi lei è stato citato, le abbiamo chiesto sulla base di che cosa manifestava di avere informazione su fatti, abbiamo appurato quali sono le sue fonti, abbiamo verificato che alcune di queste sue fonti in realtà non sono tali, perché non è che solo perché c'è un'intervista su un giornale allora si accredita quel fatto come certo, eccetera. Guai a fare. Alla fine, e siamo alla fine per quanto riguarda questo passaggio, le ho chiesto di dirmi se quando si è espresso televisivamente affermando una possibile diversa interpretazione del fatto da noi contestato ai medici, qualificandolo come compiacente, lei stava esprimendo un'opinione oppure aveva dei fatti da illustrarci. E questo gliel'ho chiesto dopo che lei mi ha detto di aver esaminato anche la cartella clinica, quindi era mio dovere verificare se quella sua affermazione avesse un qualunque riferimento a quella fonte documentale da lei osservata. Lei alla fine non ha ripetuto il termine nel concetto di compiacenza e con un giro di parole ha ripresentato il problema dell'imperizia o negligenza. Quindi non è così, la mia, certo che è così, quindi la mia valutazione è che lei evidentemente quando ha usato il termine compiacente non aveva nulla da dirci rispetto ai fatti, ma l'ho anticipato mezz'ora fa, probabilmente possiamo andare avanti all'infinito, l'ho anticipato e probabilmente ha usato un termine infelice. Ascolti, lei in più passaggi delle sue dichiarazioni afferma un fatto. Quindi anche per questo vale tutta quella serie di domande che le ho fatto prima, e cioè sulla base di che cosa lei afferma che questo fatto, di cui adesso parlerò, sarebbe avvenuto. E cioè che Uva sarebbe stato soggetto passivo di un pestaggio. Sulla base di quale dato lei più volte ha affermato questo episodio? Può darsi che lei conosca cose che noi ignoriamo, me le dica. Allora, premessa, è iniziato questo nostro incontro con la mia affermazione che io non conosco cose se non fatti pubblici che riferisco del relato, quindi possiamo andare avanti giorni e io non posso far altro che ripetere questa considerazione che hai fatto all'inizio di questo incontro. Dunque, io non conosco nessun fatto che sia sconosciuto, immagino,
agli inquirenti. Questo lo verificherò alla fine di questo esame. Dunque, le sue dichiarazioni che noi abbiamo letto non lasciavano immaginare questo, per questo l'ho chiamata per verificare. Benissimo. Adesso le sta chiarendo che in realtà tutto quello che lei ha detto l'ha detto solo de relato. No, ho sempre detto a quanto questo. Pare. Sempre detto questo. Non l'ha mai, e, no, ho non indicato, e ho sempre indicato le fonti e mi sono comportato con la necessaria prudenza che a me interessa se lei conosce i fatti. E io ho detto lo sto verificando, detto, che fino adesso lei i fatti non ne conosce. No, non lo sta verificando, l'ho anticipato io quanto? Tre quarti d'ora fa. Quindi non è un problema. È facile per lei verificarlo dal momento che l'ho anticipato. Sì, sì, ma l'ha anticipato oggi perché l'ho chiamata. No. Non è che l'ha anticipato nelle sue dichiarazioni. Ho sempre indicato le fonti. Allora, professore, mi vuole dire ho sempre indicato le fonti. Più volte che Uva sarebbe stato sotto posta ad un pestaggio. Ho sempre indicato accuratamente le fonti da cui derivavano le mie affermazioni. Sì, ci ha appena detto quali erano le sue fonti per altri passaggi. Certo. Adesso lo dica anche per questo fatto. Posso soltanto citare le già citate fonti prima da me evocate. Innanzitutto la denuncia di Alberto Bigiogero, poi la testimonianza della sorella di Giuseppe Uva, su segni nel corpo non diversamente spiegabili. Da chi? Segni sul corpo non diversamente spiegabili se non come effetto o di violenze subite o di un autolesionismo poco credibile. Perché? Perché poco credibile. Perché? Perché una persona che... Sulla base di quali fonti mi sta dando un'opinione? Chiariamolo subito in modo da non andare oltre. Assolutamente. Ha delle fonti e delle valutazioni tecniche o è un'opinione? Allora, che non siano credibili le auto... Ripeto ancora una volta, con la stessa serenità di tre quarti d'ora fa, sulla base ovviamente di informazioni che riporto e delle opinioni che io mi formo. E quali sono le informazioni che lei ha ricevuto che renderebbero non credibili le autolesioni? Beh, la presenza di un numero rilevante di persone tale da non rendere plausibile l'impossibilità di contenere Uva. Non l'ho capito questo, scusi. Il fatto che un numero rilevante di persone che preso... Chi le ha detto che non è stato contenuto? Perché se fosse stato contenuto non si sarebbe abbandonato liberamente a forme di autolesionismo tali da produrre... Ma lei cosa intende per contenere, scusi? Contenere ammanettare? Vuol dire... Legare? No, per esempio ammanettare. Perché le risulta che sia stato tenuto ammanettato? Credo di sì. E si sbaglia? Infatti ho detto sbaglia prendo. Anche su questo? No, anche no. Sì. Si sbaglia su questo. No, si sbaglia anche su questo. Infatti, come vede, faccio affermazioni senza il credo davanti, altre con il credo. Benissimo. Qui come allora, la, vuole spiegarmi qui come la videoregistrazione potrà contenere. Dimostrare, ho detto credo. Vuole spiegare che cosa si intende credo? Contenere, scusa. Impedire che uno si faccia male. E in che modo? Trattenendolo. Cioè tenendolo bloccato? Sì, per esempio. Ho capito. Per esempio. Quindi secondo lei è poco credibile perché lei immagina che quelle persone siano state lì per tutto il tempo a tenere bloccato Uva? Non solo perché... E questa è la sua idea? Non solo perché, se non sbaglio... No, risponda prima alla domanda. E questa è la sua idea? Sì. E da che cosa deduce che si debba essere accaduto questo o dovesse accadere questo? Dal fatto che all'interno di quella caserma di polizia ci fosse un numero di persone, di carabinieri, non di polizia, più che sufficiente per impedire a una persona che volesse farsi del male di farselo. Ma assolutamente no. Benissimo. Assolutamente no. Questa è la sua opinione. Non è la mia opinione, questo è un dato accertato negli atti. Benissimo. Per sua tranquillità sappia che lui non è stato legato a nessuna sedia, non è stato ammanettato a nessuna sedia, non è stato messo in un letto di contenzione e quant'altro. Benissimo. Quindi lui aveva libertà di movimento all'interno della stanza e tranquillamente, come ha fatto, si è procurato dei gesti autolesionistici. Se non sbaglio esistono persino, però ancora una volta premetto la parola credo, certo,
delle registrazioni di telefonate dal quale risulta che proprio a proposito di UVA sì. si parlasse di assenza di un problema di contenimento. Crede male? Credo male, benissimo. Crede male perché quella registrazione che noi abbiamo acquisito nell'immediatezza, quindi non è una scoperta difensiva, perché non è una scoperta difensiva, ma è un dato che abbiamo acquisito noi subito, è una telefonata fatta da due poliziotti, da due carabinieri che hanno preso servizio ore dopo e che confondono i nomi e attribuiscono all'uno il comportamento dell'altro. Però qui è interessante che sì, è interessante, le interpretazioni, le versioni che smentiscono. Allora era Bigiogero che dava i numeri. Le versioni che smentiscono Bigiogero, le versioni che smentiscono le mie interpretazioni sono tutte versioni inappuntabili, però piene di confusioni. E quali confusioni? L'ha appena detto, di questi due carabinieri che hanno preso servizio tardi. Ma perché, scusi, i carabinieri che parlano al telefono non possono sbagliare? Sì, se però, stanno parlando come se parlassero della partita di calcio ciò, che hanno visto la sera prima. Benissimo, tutto ciò. Tutto ciò cosa? Allora, togliamo di mezzo questa telefonata che le ho chiarito. Se, mi autorizza a proseguire o no? Se non no, dobbiamo ritornare al punto. Allora, la telefonata la togliamo di mezzo, perché non c'entra niente. Lei ha altri elementi per ritenere inverosimili le auto che si siano autoprodotte, siano state autoprodotte quelle lesioni? E se non ha elementi in questo senso, può ritornare alla domanda iniziale, e cioè sulla base di quali fatti lei ha affermato che ci sarebbe stato un pestaggio? Per esempio, se quella dichiarazione che lei qualche decina di minuti fa, se non sbaglio, ha definito totalmente approssimativa, inattendibile, priva di qualunque fondamento, quello del comandante del posto di polizia. Certo, lo ribadisco. Benissimo. Parlava di tracce, segni tali che difficilmente possono essere causate da forme di autolesionismo, bensì attendibilmente possono fare pensare... Il poliziotto non si è spinto a scrivere questo, perché veramente... A scrivere cosa? A che non potevano essere autoprodotte, innanzitutto. No, ma io mica ho detto questo, ecco, detto se sono vere quelle affermazioni del comandante, se sia comandante, non lo sono. Io deduco non sono che tecnicamente corrette. Io deduco che quelle quei segni non sono prodotto di autolesionismo. Sulla detto base questo, di che cosa, però ancora non l'ho capito. Sul fatto che c'era un numero di persone, secondo lei, sufficiente vede. E allora sulla base di che cosa? Stavo dicendo un'altra cosa, lei non mi ha sentito e quindi. Sulla base di che cosa? Questo, scusi. Ho appena detto, se sono vere le affermazioni che lei giudica inattendibili, ma io ovviamente su quelle mi sono basato. Ah, ecco. Certo. Di Bigiogero oppure del posto di polizia o poi di che cos'altro? Sto facendo l'elenco? No, adesso sto parlando di questo, se lei vuole sapere. Del posto di polizia? Sì, presso l'ospedale, quel tipo di segno individuate rimandavano a lesioni difficilmente compatibili con forme di autolesionismo, ma quello che se lei mi consentisse prego è importante è che io non sono un perito di parte o un consulente che sta misurando con un'altra parte una ricostruzione, che so, traumatologica. E quindi? Io, sulla base delle informazioni di cui vengo a conoscenza, io sollevo una questione pubblica. Questo lei potrà non apprezzarla, ma è esattamente, solo ed esclusivamente ciò che io ho fatto. Non è che non l'apprezzo, non mi interessa questo. Appunto, ma allora ha sbagliato a... No, chiedere la mia testimonianza. Non ho sbagliato perché palesemente io tutto ciò che ho detto, tutto ciò, ogni parola deriva dal mio ruolo pubblico e dalla mia storia di persona impegnata su questi temi, e così viene costantemente presentata senza possibilità di equivoco. Io svolgo, credo di svolgere un ruolo di interesse pubblico a tutela di un bene collettivo
che è quello della trasparenza dei comportamenti delle istituzioni. Benissimo. A lei non piace o non interessa, io svolgo questo, io di questo forse rispondo. È allora e oltretutto le dico che questo ruolo è quello per il quale io vengo sentito, non perché sono un anatomopatologo, non perché sono un addetto alla... Adesso ascolti i miei pensieri. Sì, io l'ascolto, però adesso come vede non mi fa finire. Lei ha espresso chiaramente il suo pensiero. Benissimo. Non è detto che lo debba ripetere ulteriormente, approfondire, ben chiaro. Beh, se me lo interrompo, allora, sì. Perché ritengo che lei ha risposto. Benissimo. Ha già detto quello che doveva dire. Allora precisiamo. Lei ha il suo ruolo, nessuno glielo contesta, ma nessuno può contestare invece il mio, che non è quello di interesse pubblico, ma è di funzione e servizio pubblico, che è abbastanza altrettanto chiaramente delineato. Sicuramente. Questo caso di cui io mi sto occupando è relativo alla morte di Uva Giuseppe. Quando lei quindi svolge un ruolo di carattere generale, parla di ciò che ritiene. Quando lei si è espresso su Uva Giuseppe, lei ha mostrato, così è sembrato a chi ci ha anche trasmesso la rassegna stampa, di essere a conoscenza di fatti che potevano essere utili alle indagini per ricostruire quello che era accaduto. Lei nella trasmissione Linea Notte, nella notte tra il 22 e il 23 di marzo, ha definito il comportamento dei medici con un'alternativa sì, incapaci, e quello era un fatto che faceva già parte dell'accusa giudiziaria, o compiacenti. La compiacenza è una cosa ben diversa dall'imperizia, e quindi era necessario, soprattutto dopo che lei oggi ha precisato di aver visto la documentazione sanitaria, da parte del pubblico ministero accertare se la sua era una errata espressione, una mera opinione, o invece la prova, il segno, la dichiarazione pubblica di una scoperta di un dato che a noi eventualmente era sfuggito. Abbiamo accertato oggi che lei quel giorno ha detto un qualcosa che non può oggi neanche ripetere perché è privo di qualunque aggancio oggettivo. Assolutamente no. Eh sì. No, assolutamente eh no. Eh sì, e non ammetto repliche. Andiamo no, avanti. Lo deve ammettere. Non le compete la replica sì, a me. Sì, sì, no, sì, sì. Invece sì. No, si sbaglia. La compiacenza è un'azione dolosa. No, lei andiamo avanti, fa, non mi interrompa, ascolti. Vabbè, sì, però. Non mi interrompa, ascolti. Sì, ma io volentieri ascolti. Non la interrompo perché riconosco il suo ascolti. Ruolo di pubblico ministero. Non mi sembra. Lei non riconosce il mio ruolo. Lei qui come testimone. Appunto, non riconosce il mio lei ruolo. Lei ha affermato in più occasioni. No, ma lei non lei riconosce il mio ruolo. Lei ha affermato in più occasioni che vi era stato un pestaggio, sì, ma se... dato che sicuramente dato che ha affermato ho detto sicuramente dato che posso commentare positivamente quello che lei dice o no, certamente, ma io volevo essere solo sicuro, io volevo enfatizzare quello che lei dice, ho affermato vabbè, in più occasioni non ritengo sia necessario che presumibilmente credo che spesso appare presumibilmente, talvolta senza l'avverbio prudenziale presumibilmente, sicuro noi avevamo il dovere di verificare, è fatto bene, dato che abbiamo un'indagine in corso collaterale che è partita ben prima dell'attenzione mediatica e che anzi è partita dal primo giorno e va avanti autonomamente, se la sua affermazione fosse la mera conseguenza di affermazioni di altri e quindi come lei oggi ha precisato del relato, oppure fosse il sintomo della conoscenza di fatti utile per le indagini. Oggi lei mi sta rispondendo dicendo che in aggiunta alle affermazioni dei relati, quindi riportate da lei, quindi fonte del relato, lei ha semplicemente una sua valutazione di poca credibilità della genesi di autoproduzione di queste lesioni, perché a suo dire questo non sarebbe stato possibile perché erano presenti troppe persone che secondo la sua opinione, e quindi a questo punto non è più un fatto ma diventa un'opinione, avrebbero dovuto impedire che lui si facesse del male.
Adesso, anche un'altra cosa ho detto, ma intanto è registrato, quale, quindi va bene. Mi si è sfuggito, no, no, ricordi lei, così la inseriamo subito in questo riepilogo. No, ma l'abbiamo l'ho detto. No, ma per mia tranquillità, qual è la cosa che ho mancato in questo riepilogo? Se fosse attendibile quello che lei definisce privo di totale fondamento, i segni sul corpo di Uva... Se fosse attendibile cosa? La famosa dichiarazione del comandante... È carta straccia. Appunto. È carta straccia. Ma questo me lo dice lei, capisce? E glielo sto dicendo io. Appunto. È carta straccia. Mica mi ha telefonato per dirmelo. Certo. E non dovevo. Appunto. Perché avrei dovuto, scusa. Appunto, perché... Perché, lei perché avrei dovuto. No, assolutamente no. In assenza della sua telefonata io ho continuato a dare attendibilità a quella... Ma io non sono solito intervenire sul piano mediatico. Le mie indagini... Beh, insomma, oggi non stiamo parlando che del piano mediatico, è no, fantastico. No, stiamo parlando delle sue dichiarazioni no, sì, sui fatti. Mediatici. Dichiarazioni mediatiche. Sui fatti. Ma io sono sorpreso che si dia tanto spazio a fatti così insignificanti come affermazioni mediatiche che Io sento dire da una persona non contano nulla come noi. Quando io sento Abate, dire da una persona che i medici sarebbero stati compiacenti, sì, sì. Mi preoccupo. Benissimo. Di verificare. Infatti, risposto. Se quella persona ha ragione. Possa mai essere a conoscenza di un dato che a noi è sfuggito. Benissimo. Perché compiacenti, sì, sì. Ha un significato ben preciso, sì, sì. Che lei oggi non ha ripetuto e quindi non, ho ripetuto. Sentiremo la registrazione dove c'è scritto che ho ripetuto. Compiacente lei non l'ha ripetuto perché non ha elementi per dire che i medici abbiano, qualunque medico abbia posto in essere un qualunque comportamento per far piacere a qualchedun altro. Scusi, la mia registrazione diceva compiacenti verso chi? Diceva compiacenti. Verso chi? Me l'aggiunga lei verso no, chi? Ho detto, no, lei mi sta attribuendo un significato. No, lei sta attribuendo a quella frase un significato che quella frase oggi alla lettera non ha. No, quindi, invece sì. Vabbè, però invece tant'è sì. Vero che quando io le chiedo compiacenti verso chi, lei non ha nulla da dire. Beh, era palese. Ah, è palese, quindi una sua opinione che per me ha valore nulla. Guardi, vabbè. Che lei oggi ha detto... Benissimo, vabbè. Ho detto cosa vuol dire. Lei proprio. Oggi ha detto, cambiando detto. I termini, no? Verso no. La situazione appunto. Dalla quale proveniva Uva. Compiacenti. Compiacenti. Quindi ho ripetuto, come vede, un attimo fa lei mi dice, lei non ripete, io invece ho ripetuto come professore, lei ha frainteso... Appurare. No, non ho frainteso. No, lei sta fraintendendo no, l'atto odierno. Lei, io ho già capito lei che cosa sta facendo. No, nulla. No, glielo dico io, guardi, poi sarò facilmente smentito. Ma no, ma non lei sta creando volutamente un clima polemico, non io. Accettando il ruolo da testimone, perché io sono pronto a immaginare che probabilmente uscendo di qua poi leggeremo domani una sua ricostruzione dell'atto odierno. Come mai quindi tanta sicurezza? Ho detto probabilmente. Apprezzo la sua sicurezza. Ho detto probabilmente, no, io... sa, qualche esperienza ce l'ho anch'io. Mi complimento con lei. Perfetto, lei poi vedremo sicuro. Domani mattina sì. Se sono vuole fare una scommessa? Smentito. Non lo so, a che ma vi... noto l'accento. Dove arriva polemico. La posta? Vuole fare una scommessa? Non so se lei allora. Pratica queste no, abitudini, non mi appartengono. Io nemmeno quando lavoro sono estremamente però serio. Siccome lei fa un'illazione per giunta non faccio così una leggera, no, è un'illazione per penso. Giunta non così leggera, vedremo. Le chiedevo se... Ma vedremo. Ma che... Vedremo. Il fatto che lei sia stato citato sembra che sia sulle pagine di oggi, non siamo stati certo noi a dare la notizia. Non sono stato certo io a dare la notizia. Ah, non lo so allora chi la piace. Indaghi. Indaghi. E lei il pubblico mistero. Non è un dato rilevante. Appunto, figuriamoci, lo so non benissimo, è un dato ma per rilevante. Nulla rilevante. Non per è nulla un dato rilevante. Rilevante. Però lei ha fatto un'illazione molto, molto, molto grave. Sarò contento di essere smentito no. Dalle prossime ore. Ancora più contento se non l'avesse fatta con se stesso, sarebbe stato felice più che contento. Guardi, di poter dire ho fatto un errore di valutazione, vuol dire che non, non è in grado di... Non ho fatto nessun errore di valutazione. Caspita, ha detto che lei... Ho fatto una valutazione del suo comportamento odierno. No. Assolutamente polemico e insofferente al ruolo di testimone. Assolutamente. Con l'intenzione assolutamente. Di difendersi, non ho capito da quali precisazioni, e mi dava tanto il taglio di una proiezione già immaginabile esterna. Sai, è un suo problema lei... però, non mio. No, suo io problema. Non ho nessun problema. No, perché lei sta parlando di mass media da un'ora. Io non ho nessun problema. Da siete mass media voi allora, che avete fatto un'indagine voi, sui mass media. Mi dica voi chi, mi dia pure del lei, non c'è bisogno di usare il voi. No, no, io le do del lei dal primo minuto. Non quando del voi, parlo però. Di voi. Ha detto voi. Intendo le varie parti di questa vicenda. Varie parti? Io non sono una parte. Comprese le vostre, le sue fonti.
Ah sì, ma io andiamo sono io, avanti. Sono io, le ricordo che sono io, sono un testimone qui. Allora, tanto per... infatti, non ha bisogno di ricordarmi, sono io che glielo ricordo a lei. No, io l'ho presente dall'inizio, sto rispondendo con grandissima attenzione sì, a tutte le sue domande. Ma lei non e col può massimo rispetto superare tra... il limite di essere testimone, dell'essere testimone nel venire poi a polemizzare con quelle che sono le mie valutazioni delle sue risposte. Lei non può polemizzare con le mie valutazioni, perché io faccio la domanda, benissimo, lei dà la risposta, io traggo la conclusione, no, non compete a lei. Lei sintetizza la mia risposta non in un modo compete, che io non riconosco come mio. Non mi interessa, perché non sarà verbalizzata alla vecchia maniera la mia valutazione, ma sarà integralmente trascritto ogni parola di questo esame. Quindi io ho la possibilità, il diritto e in alcuni termini il dovere, certo, di prendere atto che quando lei ha fatto certe affermazioni, oggi ci ha spiegato che in realtà non aveva nessun fatto alla base dalle no, quali non spiegato, far, in far, di questo far discendere questa valutazione che aveva fatto. L'ho detto all'inizio della mia testimonianza, quindi lei è polemico con me motivatamente. Quindi io lo dico perché è mio dovere dare per scontato quel punto e non continuare a fare domande sull'argomento. Assolutamente. A questo punto lei travalica il suo ruolo di testimone e polemizza con la mia affermazione, e questo non le compete. Certo, ma io sono oggetto di polemica da un'ora da parte sua. Lei non è oggetto di polemica, sì, è oggetto di domande, professore. No, evidentemente lei è insofferente alle domande. Assolutamente no, sono serenissimo. È insofferente alle domande. Come le ho detto, domande, sono qui con... Altra domanda. Col massimo rispetto. Altra domanda. Dell'istituzione e sua personalità. Il rispetto non significa, non è incompatibile con l'insofferenza. Altra domanda. Visto che lei, dato che lei mi ha più volte detto di aver tratto le sue convinzioni, che poi l'hanno portato a fare quell'affermazione, non in termini dubitativi ma certi, quale? Dell'esistenza di un pestaggio, dalle fonti che prima ci ha dichiarato, e cioè le notorie e più volte citate dichiarazioni di Bigiorgero e poi quelle incredibili e poco professionali scritte dell'ufficiale di PG per il posto di polizia, le chiedo: lei ha avuto la fortuna di verificare in qualunque modo quello che lei aveva detto mediante il riscontro con la consulenza di parte sulle lesioni? No. Quindi lei ignora che in atti vi sono ben almeno due consulenti di parte che escludono qualsiasi pestaggio? Forse lei si riferisce a quelli di cui abbiamo parlato all'inizio di questo incontro, di questa mia testimonianza. Mi io le ho fatto una domanda e gliela ripeto, se lei non è chiara io gliela spiego. No, meglio. Dico che lei... non ho visto più di una perizia. E quale ha visto, per essere così sicuri? Quella più recente. Provo, non ricordo il nome, glielo faccio io per sì, vedere se... Sì. Rondinella? No. Belgiomini? Medico sì, legale di però, Prato? Sì, però non so se sia esattamente questo il cognome, ma mi sembra che sia questo. Credo che sia questo. Belgiomino? Sì. Quello di Prato? Sì. Quindi sì, lei ha letto... Un toscano. Un sì, toscano, sì, è l'unico toscano della vicenda. Sì. Quindi lei ha ho detto Prato? No, sì, non lo so. È di Prato? Sì. Quindi lei ha letto solo quello? Sì, sì, sì. Quindi l'elaborato del dottor Cannavò, l'elaborato della dottoressa Celli... Dunque, guardi... Consulenti di no, parte. Ripeto, non no, li conosce. Credo che il dottor Cannavò sia forse il primo... No, non è il primo. Relativo al 2008? Ma non dico è il bene, primo. Ah, non no, è il primo. Relativo no, al 2008? No, non è il primo, non è quello del 2008. Quindi non so, lei non no, l'ha avuta no, questa no, consulenza? No. Quindi lei non l'ha mai presa no, no, questo no, sicuramente no. Come vede, professore, non è che ci sono altri dati che evidentemente non le sono stati forniti, no, questo è palese, no? Ma io la non, relazione ma... della dottoressa Celli lei l'ha vista? No, però... No, ma mi scusi, no, mi segue ho risposto, ho detto no. Perfetto. Basta. Allora,
No, basta, no. Io basta per quanto mi riguarda, domande. Se lei mi dice una certo. Io dico no. Ah. Ok, cioè, perfetto. Mi sembra polemico, dottor Rabatti. Scusi? Mi sembra polemico, se io dico no, basta, vuol dire che sto parlando con me stesso, non sto parlando con lei. Ma bisogna chiarirlo, sa, perché sì, non è molto certo. Chiaro quando lei dice basta a chi si riferisce. Sicuramente a me, non oserei adesso mai. Adesso l'ha precisato, io lo invito. Ma non oserei mai. Guarda. Non lo so, io sì, lo ascolto. Ve lo garantisco, ho troppo rispetto per l'istituzione sì, e per sì, lei. Sì, ma guardi, professor, forse non... io devo svolgere il mio ruolo, devo verificare. Ha ragione. Nel momento in cui da parte sua c'è un minimo di resistenza, io sono consapevole anche che spingo, vado a essere più... Ovviamente non posso chiedere in cosa consiste la mia resistenza? A questo punto diventerebbe una mia opinione, se lei la vuole... Volentieri, l'accetto volentieri. Perfetto. Essendo io totalmente disarmato e privo di qualunque difesa in questa situazione... Beh, non credo che... Per scelta. Di per approfittarne. Scelta. Non mi sono nemmeno preparato. Come vede, non avevo nulla di cui... neanche dubbio, remore a manifestare una mia opinione. Che è mia opinione, quindi questa volta l'ho preciso io, sì. In quanto tale non pretendo che diventi un fatto processuale. La mia opinione è che lei abbia avuto un'informazione decisamente parziale, senza però sapere che era parziale. La mia opinione è che in questa vicenda, anche legittimamente, non è questo il mio compito di valutare quello, qualcuno ha deciso di selezionare atti da mettere a disposizione di altri, e dall'elenco che lei mi ha fatto delle fonti che ha consultato, purtroppo la mia opinione è che anche lei è stata, tra virgolette, vittima, chiuse virgolette, di questa parziale discovery, diciamo così. Ora, il fatto che lei oggi ribadisca con assoluta linearità che le sue affermazioni e convinzioni sono, sto parlando del fatto lesioni, per essere chiaro, cioè presenza di lesioni, sì, e conseguenza delle lesioni, quindi tre aspetti: presenza delle lesioni, genesi possibile e conseguenza, che poi è il cuore del problema, che lei ancora oggi, ripeto e gliene do atto, con linearità precisi che le sue valutazioni e i giudizi che lei ha espresso e i fatti che ha dichiarato essere accaduti si basino soltanto sulla dichiarazione di Bigiorgio e su quelle strampalate e inesistenti, giuridicamente parlando, affermazioni dell'ufficiale del posto di polizia dell'ospedale, significa che non è stato lei messo nelle condizioni di parlare di questi fatti avendo a disposizione la cosa più naturale del mondo, e cioè il dato scientifico, le consulenze che hanno fatto i medici di parte che hanno partecipato fin dal primo minuto su decisione di chi le parla, di chi oggi sta conducendo questo incarico, ad ogni possibile verifica su ciò che era accaduto a Giuseppe Uva. Ci sono due medici almeno, ma in realtà ce ne sono tre, quattro addirittura, che si sono occupati di questa vicenda prima di quella relazione redatta dal dottor Belgiovi, che, apro parentesi, qui innanzi a me qualche giorno fa ha rifiutato l'etichetta di consulente e ha detto che lui non ha svolto una vera e propria consulenza di parte. Ma ritornando indietro, il fatto che a lei non sia stato messo a disposizione no. quel materiale, a me fa nascere l'opinione che lei, ripeto, suo malgrado, perché lei non sapeva neanche che esistevano queste consulenze. No, no, le ho detto che per esempio quel nome che mi ha fatto di Cannavò sapevo che esistesse. Sì, ma non gli è stata data la consulenza. No, non ho chiesto io di vederla. Vabbè, ho capito. Allora, no, però, lei non conosce il lavoro della dottoressa Celli, sì. Non conosce il lavoro del dottor Cannavò, ma continua a ritenere che ha basato
su quelle altre fonti le sue valutazioni. A questo punto, e qui non è più mia opinione e chiudo quella prima parte, ma diventa la valutazione processuale, sì. Ciò che lei ha detto non ha nessun valore più dal punto di vista processuale, nel senso non è in grado, non vado oltre, capisco che lei non è in grado di fornirmi alcuna informazione perché lei non ha neanche valutato le fonti, tra virgolette, di parte UVA sullo stesso argomento, e sto parlando di fonti tecnico-scientifiche. Assolutamente credo in questo momento non sospettabili di, tra virgolette, collisione con il nemico. Insomma. Posso? Certo. Dunque, due cose. Rientrando però sui fatti, perché io ho esaminato gli atti che ho chiesto di esaminare. Avendo io fatto una scelta ben precisa, che ho ribadito alcune volte nel corso di questa mia testimonianza, io non sono un attore processuale, non sono un perito, non faccio parte del collegio di difesa. Però lei afferma che c'è stato assolutamente un pestaggio. Sì, ma perché non faccio parte del collegio di difesa. Scusi, questo perché l'afferma che c'è allora, stato un pestaggio? Allora, io svolgo un'altra funzione che... apprezzabile, non apprezzabile, condividibile, non condividibile, è quella che io svolgo e svolgo da decine di anni. Quindi lei ha deciso di affermare che c'era un pestaggio senza... Io, perché lei non ha voluto vedere le consulenze io di parte, sulla base, io sulla base di elementi che sin da quando ne ho avuto conoscenza mi sono sembrati capaci di suscitare dubbi e perplessità, ho chiesto solo ed esclusivamente la verità su questa vicenda. Ma quale verità, scusi? Se professore. Questa richiesta risulta, come dire, anomala, sono io che me tardiva, ne stupisco. Benissimo. Tardiva. Se questa, se è tardiva, professore, se questa richiesta risulta tardiva. Le ha iniziate a marzo del 2010. Perfetto. L'indagine è in corso dal primo giorno che è successo il fatto. È stata un'indagine ampia, dettagliata, sono state esaminate tutte le vicende, sono state esperite consulenze di ogni ordine, sono state acquisite tutte le documentazioni telefoniche e quant'altro, sono state sentite le persone, quindi il fatto che lei dopo due anni, a marzo, viene messo nelle condizioni, a questo punto lei aggiunge anche per mia scelta, ma no, no, per mia scelta, no. Allora, allora per sua scelta, di chiedere all'autorità giudiziaria, come lei ha fatto più volte, di andare a chiarire dei punti che in realtà gli stessi consulenti di parte hanno chiarito, ma lei dopo due anni ci viene a chiedere che noi dovremmo ancora, come se non avessimo mai fatto questi accertamenti e queste verifiche, beh, mi sorprende allora adesso. Io pensavo che chi l'avesse informata le avesse taciuto dell'esistenza di queste consulenze di parte. Lei invece mi dice di aver per scelta ignorato le stesse o non voluto conoscerle. Selezionato. Ma lei seleziona, scusi, e prende per buone le dichiarazioni di Bigiorgero che non ha visto niente e quant'altro e non vuole neanche leggere un rigo del vostro consulente che ha esaminato scientificamente e ha valutato scientificamente. Chi è il vostro consulente? Più di uno. Allora, io continuo a dire che lei non mi si può rivolgere a me come vostro, perché io sono io e sono singolo, quindi il lei va bene, ma il vostro non esiste. Non faccio parte del collegio difensivo, non sono un familiare di UVA, quindi io non ho consulenti. Io non so perché lei questo sembra non volerlo accogliere. Scusi, lei ha chiesto che noi facessimo determinati accertamenti, dando per scontato che questi accertamenti non siano stati fatti. Come sa? Oggi io apprendo che lei sapeva dell'esistenza almeno di una consulenza di parte, ma che lei non l'ha voluta esaminare. Allora, ho capito male. Come rientra tutto il discorso che lei mi ha fatto adesso col fatto che sostiene il procuratore capo il 30 settembre del 2009? Procuratore capo? Sì. Il 30 settembre del 2009 è stato aperto un fascicolo sulla base delle denunce di Bigiogero? Ma lei guardi che è male informato. No. Sì. Mi dispiace, ma... No, lei è male informato. No.
Lei, è la dichiarazione ufficiale. Lei è male informato sull'apertura. Lei è male informato. L'indagine è iniziata con la morte di Giuseppe Uva. È iniziato il giorno stesso in cui Giuseppe Uva è deceduto. L'indagine è andata avanti, ha avuto un primo momento di verifica con l'accertamento di responsabilità. Quando sono stati depositati gli atti alle parti con la richiesta per la, poi andare oltre con la richiesta in via giudiziale ai medici, ci sono state delle istanze di parte che non erano queste consulenze, ma altre affermazioni che chiedevano un'ulteriore verifica di altri aspetti, dato che questa procura non ha mai trascurato nulla, mentre si è proceduto con la richiesta di rinvio a giudizio dei due medici, questo già nel settembre e ottobre dell'anno scorso, è continuata l'indagine per verificare la fondatezza di queste lagnanze della sorella di Giuseppe Uva. Questo non c'entra niente, allora, con quello che io le ho chiesto prima, sì, e cioè, se vuole argomento, se prego. Argomenti però vanno fatti. Lei ha fatto un discorso il cui senso, se non sbaglio, ma sono pronto a rettificare, era: abbiamo fatto esattamente tutto ciò che era necessario fare. Alla fine di marzo, se non sbaglio, o ai primi di aprile, un lunedì, il procuratore capo fa una conferenza stampa nella quale ricorda che il 30 settembre 2009... Allora, le sto dicendo che è un dato è interpretato male da lei. No, dalle parole... Vabbè, è interpretato male. Allora, scritto male. Hanno interpretato male. No, comunicato scritto. Lei lo interpreta che il 30 settembre è iniziata l'indagine. Non l'ho capito. Io non sto interpretando. No. Ma lei non sta cambiando argomento. Lei mi deve rispondere sui fatti. Ah, vabbè, vuol dire che questo non lo vuol sentire. D'accordo, non lo sento. Cosa non voglio sentire? Scusi. Lei mi ha detto, ha interpretato. Io ho detto no, non ho interpretato, esiste un comunicato. Quindi sa non cos'è il termine stralcio processuale? No, no, è glielo stato aperto un fascicolo il 30 settembre. Stralcio. È stato aperto un fascicolo il 30 settembre sulla base delle denunce di Alberto Bigiogero e della sorella di Uva. È un'informazione mal interpretata. No, male scritta, d'accordo. Non mi interessa, male scritta, male interpretata. No, è diverso. Non cambia niente. Come? Cambia tutto? No, non cambia niente rispetto a quello che lei mi deve. Prima stava dicendo. Certo, rispetto a quello no, ma non rispetto a quello. Lei mi ha detto che tutto era stato fatto, io dico, ma se tutto era stato fatto, come mai viene comunicato che il 30 settembre scorso è stato aperto un fascicolo contro Ignotti, se non sbaglio, sulla base delle denunce? Si sbaglia, anche in questo. E contro chi? Si sbaglia. Non è contro Ignoti, e contro chi? Non sono tenuto a spiegare. Ah, quindi va bene. Quindi è stato aperto stralcio. Un fascicolo. È stato operato uno stralcio. Benissimo. Se lei non conosce il significato, glielo tanto spiego meglio, senza quindi problemi. No, ma tanto meglio, perché mi ha dato un'informazione preziosa che non è contro Ignoti, ma quindi è nominativo. No, non le ho detto questo. Vabbè, no. Comunque non è contro Ignoti. E quindi non è neanche nominativo. Vabbè. Sarà contro. E non è neanche nominativo. Va bene, e comunque, quindi qualcosa. Non le ho dato nessuna informazione. Ma figuriamoci, mica non penso. Non le ho Ma figuriamoci, ma non mica penso di essere in grado di togliere. Né contro benissimo qualcuno. Benissimo. E non è un fascicolo nuovo, ma è lo stralcio, dato che le indagini non si sono mai interrotte dal momento della morte di Giuseppe Uva. Nell'estate del 2009 erano pronte per essere mandate a giudizio con la richiesta relativa le posizioni dei medici, e quello è stato fatto. Questo si chiama tecnicamente uno stralcio. Non c'è nessuna attività nuova di indagine che nasce solo a settembre, come qualcuno ha pensato di interpretare quel dato. Ciò detto, ritorniamo al punto. Quindi l'indagine non nasce a settembre del 2009. No, non l'ho mai detto. E chi vuole interpretare in questo senso è decisamente in malafede. Non certo io. E ho detto, ho fatto addirittura riferimento al suo atto. Quindi, benissimo. Quindi vuol dire che i suoi atti li conoscevo. Almeno uno, due. Insomma. No, lei ha letto il comunicato stampa, non no, ha conosciuto l'atto. Il suo atto. Cioè, ah, l'esame dicendo, del dottore. Che precede, quindi. Sì, adesso ho compreso. E quindi era tempestivo, non era intempestivo. Perfetto. È mai interrotta quell'attività di indagine. Allora, ci ho detto, ritorniamo al punto per capire se ha
un valore o meno processuale ai nostri fini, quindi, oppure se è soltanto un fatto che riguarda altri ambiti e quindi non ci torniamo più, la circostanza che lei, conoscendo l'esistenza di consulenti di parte che avrebbero certamente meglio del poliziotto dell'ospedale o di Bigiogero potuto darle una valutazione sulle lesioni e sulle sue loro conseguenze, se lei l'ha conosciuto oppure ha ritenuto di non tenerne conto per arrivare alle conclusioni. Ho ritenuto di non tenerne conto, come diceva. Perfetto. Come detto prima. Quindi tutto ciò che lei dice sull'esistenza delle lesioni non solo è sulla base delle fonti, ma anche sulla base di una selezione, esatto, delle fonti. Certamente. Bene. Bene. Scusi, ma proprio, ma c'è un senso al fatto che lei ha preferito, per continuare ad affermare che c'era stato un pestaggio, di ritenere credibile quello che dice Bigiogero, di tenere fondamentale la strampalata dichiarazione dell'ufficiale presso i posti di polizia e contemporaneamente decidere, come lei dice, volutamente di non leggere neanche una parola di quello che dicono i consulenti di parte su queste lesioni? Beh, la testimonianza, o cos'è, mi ha detto che non è giusto il termine ricostruzione, la denuncia, credo, di Bigiogero, mi è sembrata estremamente persuasiva. Estremamente persuasiva. Persuasiva in cosa? Nella ricostruzione, se posso usare questo termine, dei fatti di cui lui è stato parziale testimone e di cui comunque ha avuto occasione. Fonico? Perché lui non ha visto niente. No. Inizialmente testimone oculare al momento, sì, del fermo, e successivamente fonico. Poi ho trovato molto interessante, come le dicevo, ma adesso torniamo indietro, la telefonata del 118, la risposta data dalla caserma, quindi tanti elementi, sì, ma poi che mi inducevano semplicemente a chiedere che venisse accertata la verità. Scusi, professor, non le sembra singolare? Lei continua a trattarmi possiamo come anche concludere un attore qua processuale. No, io non sono un attore possiamo processuale anche e non sono qua un consulente di parte, non le, e non sono un membro del collegio della difesa. Vabbè, ma adesso anche io se apprendo, lei mi tratta come se fosse una parte, voi no, continua a dire. Guardi, io sono, lei si è fatto Luigi Manconi, portavoce in più sedi. Adesso apprendiamo che lei chiedeva a noi di fare delle indagini. Sì, ignorando le indagini che avevamo già fatto, palesemente, e addirittura avendo deciso lei a tavolino di non conoscere neanche che cosa dicevano. Lei oggi ha usato dei termini nei confronti del povero comandante del posto di polizia dell'ospedale. Sono considerazioni, sì, che ho già espresso direttamente, appunto, alla persona. Immagino, quindi posso tranquillamente, che non sono state rese pubbliche, dunque io certamente, appunto, no, dunque io mi dovevo basare su quello, non mi potevo basare sulla mancata telefonata che lei non mi ha fatto per dirmelo, capito? Ma si immagini se io le faccio la telefonata? È ovvio, ma è ovvio, ma è ovvio, guardi che è ovvio anche per me, non pensi allora. No, mi permettevo un leggerissimo scherzo tra me e lei, non vorrei, certo noi. Vorrei precisare che quando io dico ci mancherebbe che le facessi, sì, una telefonata, mi riferisco esclusivamente, naturalmente, al mio ruolo. Ma questo è pacifico, è che non consente di fare telefonate. Mi è chiaro che io conosco l'ordinamento. Per dare informazioni. Ho avuto persino la fortuna di avere un ruolo di responsabilità. Perfetto, ora è significativo, lei comprenderà, e quindi da questo punto di vista fa perdere interesse ad altre domande che le potevo fare, la scelta che lei mi dice di non aver voluto neanche leggere le consulenze di parte. Alcune. No, il dottor Belgiovani non ha mai visto il cadavere, il dottor Belgiovani non ha mai partecipato alle attività di consulenza, il dottor Belgiovani lui si è definito, sì, non me l'ha appena detto lei, me l'ha appena mi detto dispiace lei. Ma io non posso fare altro che ma dare, ha ragione, me l'ha detto lei mi sta riferendo di un'affermazione che io ovviamente non conoscevo, non essendo io parte del collegio di difesa, sì, però è interessante il fatto che informato che non ha voluto leggere le consulenze e ha tenuto per buono quello che diceva Bigiogno. Guardi, perché che non ha visto nulla tra i familiari di Uva alcune di queste consulenze non venivano, cioè
CA UVA a ritenere che alcune di queste consulenze non fossero significative. Tutto qua. Beh, scusi, forse lei avrebbe potuto verificarlo di persona. Assolutamente prima di sì. Per oro colato, no, ma sto... che diceva. No, per oro colato non prendo nulla, come già ho detto. Beh, quello di Bigiozzo mi sembra che lei l'abbia messo come pietra miliare, no, questa dichiarazione. Perché questa... mi attribuisce frasi che non userei mai? Persuasiva è diverso da pietra miliare. Persuasiva, sì. Cioè l'hanno convinta? Sì. Benissimo. Sì. Però lei ne ha ritenuto di non verificarla in alcun modo, con, neanche con le consulenze. Parzialmente, sì, sì, sì. No, sì, per niente, non l'ha verificata. Sì, alcuni casi sì. No, in questo caso. Ah, no, in questo caso. Qui stiamo parlando di uva, non di altro, eh. No, no, cioè... di uva, anch'io sto parlando di uva e non di altro, assolutamente. Appunto. Non mi permetterei mai. Cosa? Con quale non mi permetterei mai. Scusi, con quale consulenza lei ha verificato? Quello che lei in questo momento ha definito essere stata dall'interessato non qualificata come consulenza, e cioè quella di Begli Uomini, se dico professore, bene il cognome. Per chiarezza, sì. Il dottor in questa sede ha tenuto a precisare sì, quello che lui ha detto, e comunque anche nel suo elaborato scritto il dottor Belgiomi non fa alcuna valutazione sulle lesioni. Non fa alcuna Belgiomini Brunero, sì. Non fa alcuna valutazione sulle lesioni. Quindi lei, anche se, come lei afferma, io non ho dubbi su questo, avesse letto, come ha letto, la relazione, il parere del dottor Belgiomini, non ha mai potuto trovare in essa alcuna conferma al cosiddetto pestaggio, al fatto che quelle lesioni, quelle che ci sono e non quelle inventate, o fantomatiche, siano state prodotte in modo diverso da un atteggiamento autolesionista, perché il dottor Belgiomi non dice una sola parola sul punto, e né avrebbe potuto dirlo. Il dottor Belgiomi dice tutt'altro, dice che secondo lui è necessario vedere meglio i vetrini, e fa delle ipotesi che poi sono state smentite da altri consulenti di parte sulla possibile presenza da ricercare di eventuali altre ipotetiche fratture, ma su quello accertato ha tenuto a ribadire che lui non ha nessuna contestazione da voi. Quindi io prendo atto, riassumendo, e ci chiudiamo perché qui non dobbiamo andare oltre, che lei ha scelto di non vedere le consulenze di parte e quant'altro abbiamo detto prima. Beh, a questo punto non c'è più alcuna informazione che lei possa dare utilmente per le indagini, visto che ignorava anche a che punto le stesse fossero, e le sue fonti sono soltanto riepilogami. No, come l'ultima cosa, no, a che punto esse fossero? Sì, ignorava, no? No. Sì, lo ignorava, certo. In che senso? Nel senso che lei non conosceva neanche quali erano i dati portati dalla parte alle indagini. Ah, che con punto le consulenze, esse fossero le indagini? Cioè, a che punto, sono le indagini? No, non lo sa. Non lo sa, perché sì, certo. Il punto non intendo la fase processuale, intendo l'acquisizione delle indagini. Se lei non sa neanche qual è il contenuto delle consulenze di parte, meno che mai può essere in grado di conoscere qual è il prodotto del combinato delle varie consulenze, certo, che sono state acquisite, certo, in atti. Quindi, mentre l'indagine è lì e va avanti da tempo, è già portata a un risultato importante quale quella è incriminazioni, lei ci chiedeva di fare altre cose rifiutandosi di leggere anche le stesse consulenze, no, di parte. No, non è così. Sì, è così. Si è rifiutata lei di leggerle? L'ha detto lei, ho capito, no, male. No, l'ho detto, l'ho ripetuto, quindi risulterà sicuramente. Quindi ha detto che non è che non è stato prodotto il materiale, che lei ha fatto, certo, la scelta di non, certo, volerle leggere. Certo, certo, certo. Ecco, e che per lei era sufficiente la telefonata al 118, le dichiarazioni di Bigiozzero e le strampalate affermazioni dell'ufficiale di PG. Io non ho detto strampalate. Io lo, sì, lo appunto, ho detto, ci mancherebbe. Appunto. No, questo è chiarissimo. Va bene. Allora, io lei ha qualche altra informazione utile da dare alle indagini? No. Benissimo. Allora, chiudiamo l'atto, che sono le ore 13:04.